Partita? Un attimo. Vado. Siete? Prego. Visto che è una vittoria che vale la Serie B. È una vittoria pesante, sì. Adesso non so quale sarà il percorso che arriverà, ma di sicuro oggi è stata una vittoria importante, più delle altre. È chiaro che più passa il tempo, meno partite ci sono, e poi vincere qui a Catanzaro, sicuramente come l'abbiamo fatto oggi, è una prova di grande forza, e quindi sono assolutamente soddisfatto. Senta, un Foggia che ha sfruttato anche i cambi, la partita è cambiata nel momento in cui lei ha trovato forze nuove in panchina, questa è la vera forza di questa squadra, che insomma c'è diversi giorni per intercambiare. Forse non proprio una partita bellissima, pochi tiri in porta, però poi insomma, quando si è trattato di fare male è riuscita a fare male. Sì, diciamo che abbiamo fatto male nel momento in cui magari il Catanzaro poteva stare un pochino sulle gambe, quindi come dice lei ho una squadra a disposizione non soltanto negli 11 che giocano ma anche chi subentra, e quelli che sono subentrati sono entrati freschi, non è cambiata la nostra forza, però è chiaro che quando metti in campo certi giocatori con magari la squadra avversaria che ha speso tanto negli spazi un pochino più larghi e con magari meno copertura appunto degli spazi stessi, siamo riusciti a fare molto male. Senta, vabbè, ottava vittoria di fila, c'è poco da commentare, questo Foggia a questo punto merita la vittoria del campionato. Ma questo non lo so, perché poi bisogna sempre fare i conti con chi è stato sempre lì vicino a noi. È normale che nelle ultime settimane, non soltanto nelle ultime 8, ma a parte la parentesi di Taranto, mi pare che dal pareggio di Andria abbiamo sempre vinto, e soprattutto convinto, perché una cosa che non si sottolinea, è chiaro che a me, soprattutto per il lavoro che faccio, vorrei che si puntasse anche... che si mettesse anche in risalto il gioco, quindi le prestazioni sono sempre state eccellenti, esaltanti, siamo sempre stati in crescita, e adesso siamo in una situazione veramente eccellente a livello psicofisico, siamo forti, forti nel senso caratteriale, forti in quello che vogliamo, abbiamo fame, siamo cattivi. Oggi non era facile, perché comunque non era facile recuperare le forze dalla partita di domenica, viaggio, campo pesante. Partita difficile, come dice lei, un episodio poteva cambiare la partita da subito. Il Catanzaro è stato pericoloso in un paio di punizioni con Giovinco e noi su un calcio d'angolo, e poi la partita è andata piano piano verso il finale, dove appunto i cambi hanno fatto la differenza. Mister, la scelta di Figlioneri dall'inizio e di Devi in panchina dettata da cosa? Dettata dalle condizioni fisiche di tutti. Deli ha finito la partita di domenica un po' stanco, lo stesso Agnelli, diciamo che la scelta era tra i due. Gerbo stava molto bene, Di Piazza è uscito coi crampi, Chiricò è uscito coi crampi, e quindi speravo nella possibilità di esaltare le qualità sia di Deli, di Chiricò e di Piazza a partita in corso. E poi oltretutto c'è Sarno che sta crescendo molto, Mazza che sta meritando veramente di giocare, e in mezzo al campo chiaramente la scelta, non dico che potrei farla a caso, però magari per caratteristiche, per capacità anche di gestire la partita stessa con i cambi, appunto, uno può iniziare e l'altro può subentrare. Figliomeni l'ho fatto giocare perché meritava di giocare già prima, sta bene, ha ripreso una condizione fisica ottimale, e vista l'assenza di Martinelli, secondo me era il giusto sostituto. Caserta provvederà con un altro turnover, oppure la squadra è in condizione di poter giocare con l'11 diciamo preferito? Ma in questo momento è difficile, di sicuro abbiamo un giorno in più. Io temevo molto di più questa partita per il recupero delle forze, perché comunque arrivava a poco più di 48 ore, con un viaggio sicuramente importante,
e adesso torniamo subito stasera, quindi già da domani avremo la possibilità di fare la conta, ma sempre con un giorno, due giorni in più di recupero. Due vittorie, un pareggio e il Foggia in vetta su cinque partite, questa è la matematica più o meno. Sì, ma è vero, è vero, è vero. Come magari, che ne so, oggi potevano essere, mi sembra, quattro vittorie sulle sei a disposizione per essere matematicamente promossi, però non guardo queste cose, anche se, come ho detto, è una vittoria importante. E, però non abbassiamo la guardia, stiamo concentrati, non esaltiamoci, perlomeno diamo forza a quello che stiamo facendo, questo sì. Va bene? Grazie. Grazie.